Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della vicenda Ryanair, si aprono degli spirali positivi, almeno questo è l'esito dell'incontro avuto a Roma questa mattina presso il Ministero dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Dal 1° settembre la sovrattassa aeroportuale verrà cancellata. Sulla vicenda Ryanair si va verso una soluzione positiva. Il governo infatti toglierà la sovrattassa a settembre. Questa mattina nella sede del Ministero dell'Economia a Roma il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, d'intesa con il suo collega della regione Sardegna Francesco Pigliaru, ha infatti incontrato Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero, per verificare la tabella di marcia per la norma volta alla riduzione della sovrattassazione sui biglietti aerei connessa al mantenimento della connettività low cost. L'incontro ha avuto esito positivo. È stato infatti stabilito che grazie a risorse stanziate dal Ministero dell'Economia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella legge di conversione del decreto enti locali attualmente in discussione alla Camera, sarà inserito un emendamento del governo con il quale verrà eliminata la sovrattassa aeroportuale dal prossimo 1° settembre. Per gli anni successivi si inserirà un'apposita norma nella proposta di legge di stabilità in preparazione per il biennio 2017-2018. È un grande risultato. Risultato hanno commentato D'Alfonso e Pigliaru, che premia il lavoro fatto con il governo e con Ryanair. Ringraziamo il ministro Graziano Del Rio, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ed il lavoro di supporto svolto dalla conferenza dei presidenti delle regioni diretta da Stefano Bonaccini. Continueremo a lavorare in Europa, hanno detto D'Alfonso e Pigliaru, affinché sia sancito il diritto comune alla mobilità low cost senza vincoli per i bilanci pubblici. Dopo anni di sofferenze, buone notizie per la partecipata regionale Abruzzo Engineering, che sembra marciare spedita verso il pareggio di bilancio. Abruzzo Engineering sembra andare verso il pareggio di bilancio. Dopo anni difficili per questa società, riassorbita poi dalla regione Abruzzo, sembra ormai in discesa la via dell'assestamento dei posti di lavoro. Con una perdita ridotta al 20% rispetto a quella del 2014, l'Assemblea dei soci di Abruzzo Engineering ha approvato l'esercizio 2015, che coincide con l'anno di riavvio delle attività della società in-house della Regione Abruzzo. Le perdite registrate nell'anno 2015 sono pari a 200.000 euro a fronte di 1.100.000 euro di perdita dell'esercizio 2014. Nel corso dell'Assemblea è stato esaminato anche l'andamento economico del primo semestre 2016, che segnala per Abruzzo Engineering uno stato di equilibrio economico. L'Assemblea dei soci ha auspicato una rapida conclusione dell'iter legislativo che ha per oggetto la norma di patrimonializzazione della società. È stato così approvato anche l'atto di indirizzo per definire la priorità dei pagamenti, che vede quale obiettivo prioritario quello del saldo di tutti gli stipendi fino al mese di luglio con la massima sollecitudine. Dal mese di agosto in poi sarà assicurata la regolarità dei pagamenti e dei versamenti delle imposte e dei contributi. L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del nuovo collegio sindacale e il revisore unico contabile, prevedendo anche una retribuzione ridotta del 70% rispetto a quella percepita dai precedenti componenti. È stato pubblicato l'annuario 2016 delle imprese abruzzesi redatto dal CRESA, il Centro di Ricerche Economiche della Regione Abruzzo. Il censimento delle imprese conferma che il settore trainante resta il manifatturiero. Per la prima volta in formato digitale, consultabile e scaricabile dalla rete, l'annuario 2016 del CRESA annovera tutte le imprese abruzzesi al di sopra dei 6 dipendenti. Una fotografia che conferma la preponderanza del manufatturiero nell'economia abruzzese, ma anche uno strumento che oggi mette in comunicazione l'impresa, il lavoratore e il cittadino. L'annuario è uno strumento di grande utilità in sé perché fa il quadro della situazione industriale in Abruzzo e per le imprese al di sopra dei 6 dipendenti. Quindi rappresenta questo l'importantissimo sistema manufatturiero abruzzese, un sistema manufatturiero di rilevanza nazionale. E già solo questo, cioè capire che il sistema abruzzese è un sistema di rilevanza nazionale, è un primo dato essenziale, perché noi in Abruzzo lo sappiamo poco, lo valorizziamo poco, ma l'Abruzzo è una delle regioni italiane con il maggior PIL proveniente dall'industria.
il settore dell'automotive è il settore più importante, quello con il maggior, con la maggiore capacità di export, ma poi abbiamo anche il farmaceutico, l'elettronico, che ha iniziato a tirare in particolare nell'export, e poi il settore delle costruzioni, che è in crisi ma che comunque rimane un settore importante all'interno del nostro territorio. Operazioni garantite fino a 100.000 euro per un plafond complessivo di 5 milioni. Illustrate stamani in conferenza centri nuove opportunità per il microcredito. 5 milioni di euro a disposizione delle piccole e medie imprese fino al mese di ottobre, ad annunciarlo la Confesercenti, definendola un'azione straordinaria con condizione particolarmente agevolata per i richiedenti. A poter presentare domanda sono tutti i piccoli imprenditori, compresi giovani e start-up. Per offrire un numero maggiore di opportunità, la somma massima richiedibile è di 100.000 euro. Tra gli incentivi offerti da Confesercenti, la maggiorazione della garanzia, che passa dal 50 al 70%. Con questa possibilità della garanzia al 70% le banche sono molto più stimolate a dare il contributo, il finanziamento alle imprese. Quindi invito tutti gli piccoli e medi imprenditori abruzzesi, noi abbiamo 12 sedi in tutto Abruzzo, basta andare sul nostro sito e si trovano, a contattare il nostro personale che è preparato e si raccolgono i documenti reddituali, di identità, e insieme si va alla banca e si istruisce la pratica di finanziamento. Quindi questo è il momento buono per approfittarne, perché questi 5 milioni di euro possono essere, in questo momento che si dice che c'è una piccola ripresa. Firmata stamani la convenzione per la messa in rete di parchi e riserve presenti in Regione Abruzzo ai fini della promozione turistica. Mettere in rete tutte le aree protette d'Abruzzo rendendole più fruibili a livello nazionale. Per farlo Regione Abruzzo stipula un accordo con una rivista specializzata edita da oltre 20 anni, De Rerum Natura, che esce con un numero speciale tutto dedicato alla nostra regione. È un primo strumento che tra l'altro non nasce oggi, De Rerum Natura viene pubblicata da 23 anni, abbiamo pubblicato più di 4.000 pagine, 500 articoli, migliaia di foto per lo più inedite, articoli all'inizio diciamo sulla gestione delle piccole aree qui in Abruzzo. Poi negli anni anche articoli su altri parchi in Italia, anche fuori, abbiamo ospitato addirittura il parco dell'Antartide, dell'Himalaya, ci sono esperti delle università specializzate nel mondo accademico delle aree protette che ci offrono i loro contributi e noi divulghiamo per parlare di natura protetta. Una vetrina che implementerà il numero di visitatori anche grazie all'attivazione di laboratori didattici, programmi dedicati alle scuole e ovviamente articoli dedicati alle bellezze d'Abruzzo. Culturalmente l'Abruzzo è fatta di tante piccole realtà che vogliono conservare dei privilegi, e quando si allarga e si perdono questi privilegi ci sono resistenze. Per fortuna c'è stato uno sviluppo culturale, un'elevazione culturale della nostra realtà regionale, e fino ad oggi siamo riusciti a concretizzare, con oggi concretizziamo un grande risultato. Questo sarà un punto di partenza di una nuova fase che prevederà una capacità di promozione della nostra area, tutti insieme, delle riserve e dei parchi, che è molto più adeguata rispetto a quella che si faceva nel passato. Nel pomeriggio di ieri le forze dell'ordine operanti sui territori di Silvi e Pineto hanno effettuato un'operazione contro il commercio abusivo ambulante, un'operazione che ha prodotto l'identificazione di un cittadino senegalese, 7 cittadini nigeriani e un cittadino marocchino, mentre numerosi altri venditori si sono dati precipitosamente alla fuga davanti alle divise. L'operazione ha visto impegnati uomini e donne della polizia locale del Cerrano, su Silvia anche gli agenti del commissariato di Atri, e su Pineto il personale della locale stazione dei carabinieri e della guardia costiera, ed ha portato al sequestro di oltre 500 pezzi contraffatti di note marche di abbigliamento e ottica ed altrettanti non contraffatti ma sottoposti a vendita senza le prescritte autorizzazioni. E ora cambiamo pagina. Sabato 16 luglio a Pescara si terrà il Coast Day, importante appuntamento voluto dall'amministrazione comunale per la difesa della costa.
Assessore Santavenere, il 16 luglio a Pescara ci sarà questo importante appuntamento dell'Adriatic Coast Day, tutto si svolgerà nella mattinata proprio del 16, un appuntamento importante con presenze importanti a Pescara. Sì, il giorno prima infatti arriveranno i nostri partner europei dalla Slovenia, dalla Croazia e dal Montenegro, sono tutti esperti biologi marini, avremo anche la presenza di un'importante scienziata sul campo appunto della tutela della biodiversità che è Caterina Fortuna, che siede a tutti i tavoli internazionali rappresentando il Ministero dell'Ambiente, quindi il nostro Stato. Sarà ovviamente una giornata di studi, quello del 15, in cui ovviamente entreremo nel vivo di quello che è il progetto europeo, quindi Adriatic Plus, che è ovviamente un progetto che è all'interno di IPA Adriatic. Adriatic Plus vuole appunto portare al centro il mare e tutte quelle che sono le buone pratiche che sull'Adriatico possiamo mettere in campo. Ovviamente l'obiettivo è quello di creare un osservatorio in cui ognuno di noi, cioè gli esperti, quindi dalle istituzioni, ma soprattutto appunto gli esperti che arriveranno, potranno dare il proprio contributo. Ma in questa giornata del 16 noi vogliamo aprirci la cittadinanza, perché il messaggio è questo: coinvolgere e ristimolare, risvegliare il senso di appartenenza. Il mare di tutti è una grande risorsa e, come ho detto in più slogan, la goccia che noi rappresentiamo, tante gocce messe insieme possono fare la differenza per il nostro mare, e quindi faremo tante attività presso l'Arena del Mare, ci sarà Legambiente, Mare Vivo, WWF, perché vogliamo che tutti i cittadini possano in quella giornata davvero essere con noi e insieme parlare del mare. Quindi è una grande opportunità che l'Unione Europea ci dà con questo progetto e noi lo vogliamo cogliere fino in fondo. Quindi sarà una giornata anche, come dire, nello stare insieme, di riflessione. Ed ecco perché appunto il flash mob delle 12, diamoci la mano, uniti insieme verso il mare, ed è appunto questo rivolto soprattutto ai bambini, perché i bambini saranno ovviamente il futuro e noi dobbiamo lasciare loro ovviamente un'eredità il più possibile positiva. L'Abruzzo ha un territorio con grande densità di opere d'arte. Con il dirigente Francesco Tentarelli scopriamo quali sono alcune delle strategie messe in campo dalla regione per valorizzarlo. A livello regionale, quali strategie per valorizzare il territorio e quali sono gli obiettivi e magari anche quello che è stato fatto fino ad oggi? Ma diciamo intanto che siamo di fronte ad un compito importante e fondamentale per il rilancio dell'Abruzzo, sia dal punto di vista culturale che turistico. Noi gestiamo un territorio che presenta una densità di opere d'arte importantissima. Abbiamo questa attività del Centro Regionale Beni Culturali di Sulmona. Adesso a settembre inaugureremo il Portale della Cultura, che raccoglierà tutte le eccellenze dei monumenti più importanti attraverso una nuova veste, diciamo così, un'impaginazione, attraverso dei link, attraverso anche dei modi di comunicazione che sono quelli del QR code, eccetera, attraverso la visualizzazione dei monumenti con delle tecniche, diciamo, digitali importanti. Abbiamo per esempio in mente, anzi stiamo realizzando il museo diffuso, il museo all'aperto, cioè questo cominciare ad evidenziare quali sono i percorsi all'interno della città, quali sono i percorsi medievali, quelli rinascimentali, e quindi attraverso questi percorsi narrare attraverso, diciamo, dei totem o delle cose, e qui con questi poi realizzare dei QR code che ci consentono poi di avere una visione più allargata del bene culturale. E poi c'è anche questa cultura del territorio che noi vorremmo portare a scuola attraverso questa educazione che si deve esplicitare soprattutto nelle nuove generazioni. La cultura del territorio è che se oggi noi volessimo studiare, che ne so, il campanile di Campio o l'altare di Sebastiano da Como, potremmo mettere in relazione la Lombardia e quindi creare questi momenti di raccordo che fanno capire come la microstoria, cioè la storia di una piccola realtà comunale che magari è stata, ha visto anche la venuta di Margherita d'Austria oppure il vescovato tra Ortona e Campri, quindi con elementi importanti anche a livello di beni, pensiamo alla reliquia di San Tommaso, dell'Apostolo Tommaso a Ortona, e pensiamo alla Scala Santa, che è una delle 18 scale presenti al mondo, quindi voglio dire, abbiamo tanto di materiale su cui lavorare.
11 paesi europei daranno spettacolo il prossimo 6 agosto nel borgo di Bugnara, a pochi chilometri da Sulmona, con l'undicesima edizione di Romantica. Ci sarà il 6 agosto, è un evento davvero importante perché la caratura internazionale si chiama Romantica e i più importanti floreisti verranno proprio a Bugnara, perché lo spettacolo sarà tutto all'interno della città, ogni angolo sarà decorato e poi ci saranno anche delle sorprese. Quest'anno cosa è previsto? Verranno fioristi circa 60 da tutta parte d'Europa, italiani, Finlandia, Norvegia, Olanda, Svezia. I quali addobberanno dei angoli particolari del borgo di Bugnara, un piccolo borgo, un borgo più bello d'Italia. Questa manifestazione è curata dalle AFA, l'Istituto Europeo di Arte Floreale, che ha sede in Bugnara, insieme al comune. Il culmine sarà con la sfilata di abiti vegetali che ogni squadra farà, ogni nazione farà, e questi abiti vegetali verranno indossati dalle ragazze del posto. E poi ci sarà un'altra sfilata di abiti da sposa, in cui ci saranno i bouquet fatti sempre da queste varie squadre. Lì non è solo una promozione turistica del territorio, ma è anche voler mettere in rilievo queste 5 R a cui è dedicato quest'anno questa manifestazione, questa iniziativa. Le 5 R che saltano alla fine e ci fanno ricordare l'Abruzzo, regione verde d'Europa, quindi all'insegna anche del riciclo, del riuso, quindi poi il fiore è proprio un elemento naturale che nasce da solo e poi viene nel terreno attraverso anche i semi disperso e quindi aumenta ancora la bellezza dei nostri territori. Il 14 luglio del 1956, a seguito della scissione con Tortoreto, è nato il comune di Alba Adriatica. Domani, nel giorno del 60° compleanno, l'amministrazione ha organizzato una serie di eventi per celebrare la ricorrenza. Una giornata importantissima, infatti festeggeremo il 60° compleanno della città di Alba Adriatica e lì ci sarà un momento proprio di rievocazione storica, e in quell'occasione avremo modo di ricordare quelli che sono stati i fondatori nel settore economico di questa città, che hanno permesso che con il loro impegno, con la loro laboriosità, di far sviluppare il territorio di Alba Adriatica. E noi ci teniamo a premiarli, perché premiando loro è un ringraziamento che rivolgiamo a tutti coloro che ancora credono in questo territorio e, a dispetto della crisi imperante, continuano a investire nella nostra città e specialmente nel settore turistico. Non abbiamo voluto ricordare quella parte politica che è stata fin troppo ricordata, nulla togliere alla loro importanza e ai valori che hanno dato alla nostra città, però abbiamo fatto una piccola scelta, forse dimenticheremo qualcuno sicuramente, però vorremmo dare importanza alle famiglie di Alba, a quelle famiglie operaie, a quelle famiglie scese da Campli, da Civitella, a quelle famiglie che già erano qui, perché ci sono le famiglie dei pescatori, che hanno contribuito con il loro lavoro, con i loro sacrifici, a fare sì che Alba potesse diventare quella che è attualmente. Partiremo dalla qui prospiciente piazza 4 novembre con una funzione religiosa, perché ringrazio fin d'ora il parroco Don Stefano Galeazzi, in questa occasione riaprirà la chiesa della nostra patrona Santa Eufemia, che è stata chiusa per ristrutturazione. Interverrà il nostro vescovo, che ringrazio anche per la sua presenza, e da qui poi ci sposteremo nella parte storica di Alba Adriatica, che è la Villa Flaiani. Nel frattempo il lungomare sarà animato da musica, balli, divertimento, mercatini. E apriamo ora la pagina dello sport e lo facciamo con la Lega Pro, perché quello di oggi è il giorno del raduno del Teramo ad Ovindoli, in provincia dell'Aquila. Dunque si apre la stagione del Diavolo Biancorosso e da Ovindoli abbiamo in collegamento Jacopo Forcella. Buon pomeriggio, Jacopo.
Buon pomeriggio a te Andrea, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Si apre oggi ufficialmente la stagione 2016-2017 del Teramo in una splendida, dal punto di vista meteorologico, giornata qui al Magnola Palace Hotel di Ovindoli in provincia dell'Aquila, dove si sono radunati 26 giocatori, ovviamente lo staff tecnico del Diavolo. Sono 9 i nuovi innesti per ora del Teramo, in attesa che arriveranno altri rinforzi. Intanto, a proposito di mercato, ti dico che nelle prossime ore potrebbero aggregarsi il secondo portiere Tomas Calore, che l'anno scorso abbiamo conosciuto a San Nicolò di Scuola Pescara, che dunque rimane a Teramo ma saltando la sponda biancorossa, e in avanti nelle prossime ore arriverà anche Luca Forte. C'è stata questa trattativa con Marco Sansovini che però si è arenata, anche se non sappiamo se definitivamente, tra un po' lo chiederemo al nostro ospite, però il Teramo prenderà Luca Forte, che era un obiettivo a prescindere dall'arrivo di Marco Sansovini. Però, come detto, parte il ritiro, io do il buon pomeriggio e il buon lavoro, perché questo è il primo giorno di lavoro, a Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Posso dire che siamo assolutamente contenti, oggi è il nostro primo giorno, è un giorno di conoscenza, è un giorno di approccio, di organizzazione. La squadra è stata allestita per il 70-80%, adesso questo è il periodo delle valutazioni, delle conoscenze, poi cercheremo di completare, condividendo col presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, le mancanze per cercare di fare una squadra più competitiva possibile. Ecco, un Teramo che non è nuovo, possiamo dire rinnovato, a parte lo staff tecnico ovviamente, però si cerca di innestare i nuovi su una base già consolidata che c'era l'anno scorso. Penso che sia un'ottima partenza, perché quando ho accettato di allenare il Teramo, sicuramente una componente fondamentale è stata il blocco importante di giocatori che hanno fatto bene in questi anni, che abbiano mantenuto la casacca del Teramo, quindi sicuramente intorno a questi abbiamo cercato di allestire una squadra, come piace a me, un po' tecnica, veloce, quindi su questo stiamo cercando di completare la squadra. Ecco, lei è stato chiaro dall'inizio, non ci si discosterà dai 4 in difesa, i 3 a centrocampo, il modulo di partenza almeno sarà 4-3-1-2. Sì, penso che sia un modulo dove possa permettere di sviluppare un buon gioco, di essere abbastanza offensivi, questo è quello che ho provato l'anno scorso, spero di poterlo proporre anche qui, questa è l'intenzione. Poi, come hai detto te, sicuramente la linea 4 e il centrocampo a 3 è una cosa che mi piace, spesso poi la fase offensiva la delineano un po' le caratteristiche dei giocatori offensivi, e quindi il mio compito sarà quello di trovare la miglior soluzione per i giocatori offensivi. A proposito di giocatori offensivi, abbiamo detto probabilmente nelle prossime ore arriverà anche Luca Forte, che sarebbe stato un obiettivo a prescindere dalla società. Sì, cerchiamo di completare il reparto offensivo, che già è composto da vari giocatori, e mi piace avere giocatori di gamba. Luca Forte è un giocatore di questi, ha già fatto discrete presenze quest'anno a Pescara, quindi sicuramente, a prescindere dall'arrivo di Sansovini, che poteva essere un obiettivo, non è sfumato perché conosciamo i percorsi dei mercato, oggi può sembrare chiuso, si può riaprire nei prossimi giorni, vedremo. Luca Forte è un altro obiettivo per aumentare la nostra competitività. A centrocampo oggi Lamberto Zauli quante possibilità dà a Stefano Amadio di iniziare e terminare la stagione con la casacca del Teramo? Ma io, nel discorso che ho fatto precedentemente sul fatto di essere venuto ad allenare il Teramo, è perché anche Amadio lo ritengo uno dei migliori giocatori, qui a Teramo negli ultimi anni lo ha dimostrato, miglior giocatore della Lega Pro, ma nello stesso tempo sono stato un ex calciatore e capisco benissimo che davanti alle esigenze di un calciatore di migliorare la propria posizione è difficile per un allenatore o per una società trattenerlo. Il ragazzo comunque è vincolato, deve stare a delle regole di mercato ben precise, e quindi valuteremo. Io personalmente posso solamente dire che oggi alleno Stefano Amadio come se fosse un giocatore assolutamente del Teramo, lo reputo un giocatore importantissimo, e se dovesse rimanere il primo a essere contento sono sicuramente io. Tra qualche giorno arriveranno anche le amichevoli, quella col Pescara, quella con l'Avezzano, per arrivare al primo appuntamento ufficiale a fine luglio, la Team Cup. È più un'opportunità questa, oppure per un allenatore che comincia una preparazione, più un intralcio?
No, non è assolutamente un intralcio. In questo momento qui vogliamo valutare perfettamente la nostra squadra, quindi non c'è cosa migliore di far partite vere. Queste valutazioni servono assolutamente per cercare di individuare nel miglior modo possibile la squadra per poi migliorarla, quindi non è assolutamente un intralcio. Noi cominceremo la nostra preparazione oggi non certo per arrivare al top il 31 luglio, ma bensì per arrivare prontissimi il 28 agosto, quindi non lo vedo assolutamente come un intrancio, anzi sarà già una partita da far bene, da vincere. Le faccio davvero l'ultima: con le tante defezioni che ci sono, che ci saranno probabilmente in Lega Pro, il Teramo può scalare posizioni al di là del fatto che oggi ancora non sappiamo in quale girone sarà inserito? Ma in questo periodo qui definire i veri valori di una Lega Pro sembra sempre difficile. Oggi tante squadre sono state bocciate all'iscrizione della Covisoc, che poi negli ultimi momenti riesce l'iscrizione, quindi non resta che concentrarci sulla propria squadra, cercare di farla più competitiva possibile. Dopo possiamo giocare, una volta stillati i calendari e soprattutto i gironi, ci si può divertire a pensare dove potremmo essere, però noi dobbiamo essere concentrati a far bene sin da oggi pomeriggio sul campo, perché solo grazie a questo poi potremo costruirci una classifica importante. Grazie Lamberto Zauli, a cui ovviamente auguriamo un buon lavoro. Come detto Andrea, adesso pausa per il riposo, poi intorno alle 16.30 il ritrovo nell'impianto sportivo di Ovindoli per il primo allenamento, e poi ovviamente ci saranno le amichevoli nei prossimi giorni. Come detto, dal fronte mercato arriveranno a ore sia Luca Forte che Tomas Calore come secondo portiere, alle spalle sarà il dodicesimo di Francesco Rossi. Per il momento dal Magnolia Palace Hotel di Ovindoli è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Jacopo Forcella. Andiamo avanti e parliamo di Serie A, perché il Teramo è partito oggi con il suo ritiro. Domani invece il Pescara raggiungerà Palena per iniziare il ritiro precampionato, e a 24 ore dal ritiro ha parlato oggi il tecnico Massimo Oddo, che ha fatto il punto della situazione esprimendo grande soddisfazione sul fronte del mercato. Io sono molto soddisfatto, quest'anno stiamo lavorando in piena sintonia con chi fa questo mestiere, quindi il direttore sportivo, i due direttori sportivi, col presidente, e abbiamo fatto quello che era necessario e quello che si poteva fare fino a questo momento. Abbiamo preso giocatori a mio avviso importanti, alcune certezze, alcune grandi prospettive. La cosa principale è che non abbiamo alcuna fretta. La fretta l'abbiamo avuta per quelle operazioni che sono andate in porto sin dall'inizio, perché Cristante ci ha dato l'opportunità di completare comunque il reparto di centrocampo, e, oltre ovviamente al riscatto di Verre. Avevamo l'esigenza di affiancare a Fiorillo un portiere di esperienza che lo possa aiutare anche a crescere, ed è un portiere che negli ultimi due anni è stato probabilmente il migliore della Serie A. Per noi Memushai è un giocatore fondamentale, e quindi ce lo teniamo non stretto, di più. Poi se c'è qualche pazzo che offre 5-6 milioni glielo diamo pure, 5-6 milioni ci compriamo un sacco di giocatori, ti devi salvare. Quindi è il nostro obiettivo minimo. Io sono, come hai detto tu, sono un positivo, quindi sono convinto che possiamo fare bene, perché la qualità c'è. Io credo che anche l'anno scorso in Serie B la nostra era una squadra che qualitativamente era superiore a qualche squadra di Serie A, così come lo sarà quest'anno, perché avendo mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, io credo che qualitativamente possiamo avere qualcosa in più delle altre squadre, quantomeno in qualche reparto. Però poi sappiamo benissimo che in Serie A conta tantissimo la testa, la fisicità e tanti altri, l'esperienza, quindi non basta solo quello, bisogna crescere sotto il punto di vista di questi aspetti che fanno sì che tu possa confrontarti alla grande con le squadre di Serie A. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi è stato presentato il trofeo Matteotti, che si correrà domenica a Pescara.
Organizzato a tempo di record, torna domenica prossima a Pescara il trofeo Matteotti, giunto alla sua 69esima edizione. Dopo l'intervento risolutore della regione, si parte così per una corsa di grande prestigio. Il trofeo Matteotti si correrà sul consueto circuito cittadino di Pescara sulla distanza di 188 km, al via 12 formazioni per oltre 100 corridori. Presente anche la squadra azzurra. A Pescara ci saranno fra gli altri Cunego, Pelizzotti, Ciccone e De Negri, assicurata anche la presenza del commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani. 69esima edizione sicuramente è importante perché all'ultimo momento, all'ultimo minuto si è salvata questa edizione e quindi permetterà quasi sicuramente di ottenere alla città di Pescara e all'Abruzzo il campionato italiano il prossimo anno. Il Matteotti mantiene il suo fascino perché l'ha dimostrato quando il centro è uscito con la notizia che non si faceva il Matteotti, tra i social e i giornali hanno ricevuto più di 40.000 contatti e io non pensavo, specialmente i colli, dove io pensavo che davamo fastidio, e invece i colli quelli più agguerriti, perché comunque anche per chi non partecipa al trofeo Matteotti, ma era una manifestazione ed è una manifestazione che viene ricordata dai nonni, dai padri, dai figli, dai nipoti, quindi è una cosa storica a cui vogliono bene tutti quanti. E se non c'era il presidente Luciano D'Alfonso, il Matteotti quest'anno non si faceva. Ha trascinato tutti, ha trascinato me, ha trascinato la città. Bisogna cominciare a prendere di petto i problemi, levarsi anche la camicia per affrontarli e portarli a termine. Il trofeo Matteotti è di tutta la città di Pescara e dell'Abruzzo. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.